Fate bene a suonare allarme. Fate proprio bene. Perché ragazzi, stiamo per finire il gioco. Attenzione, attenzione, la moltiplicazione. Ma allora di che parliamo? No, a parte i scherzi. Allora, vi anticipo che questo è l'episodio 11. Manca soltanto il prossimo, che è il 12. Quindi insomma, va presto da 11 a passare a 12, no? Aspettiamoci di tutto, quindi ovviamente ci sarà un massacro finale, perché il gioco, quando stai alla fine solitamente ti mettono tutti i mostri che tu hai affrontato, te li mettono tutti insieme, no? Sempre come se non ci fosse un domani. Però per noi c'è il domani, quindi cerchiamo di arrivarci, ragazzi. Facciamoci largo con tutto quello che abbiamo. Bombe, tic e track, tutto. Tra l'altro in questo episodio vi ho anche eliminato l'intro per non farvi perdere tempo, ragazzi, per darvi subito la visualizzazione del gameplay, quello vero e proprio, quello che ci interessa. Quindi già per questo io meriterei un like, eh. Poi tu, dica a te che stai guardando il video, se non ti sei ancora iscritto al canale, che cosa aspetti? Eh sì, comunque, come vedete, ecco, i pagliacci, i zombie, Alfred, immancabile proprio. Diciamo che ci stanno tutti. Io sinceramente già ho registrato anche la puntata numero 12, quindi vi posso già anticipare che ci saranno anche i topi e ci saranno anche i gangster. Ma attenzione, che succede dai Belluccio? Mr. Belluccio! Frankie, you made it! Barely! This Vinny guy you sent for me is a freaking nut! He just wiped out the entire Bonino gang, and now he's coming for us! You gotta stop him! What? Please, hurry! There's no time! You gotta send as many men as possible to stop him! Just send everyone! He's gonna kill us all! Tony, there's a guy heading our way. Make sure he doesn't reach the tower. Long, Mr. Belluccio. Thanks for the ride. And of course, the money. Break his leg! Hai capito che robezza, ragazzi? Frankie, oh! Fatta affidare da amici! Che poi amici non so, ma noi l'abbiamo pure salvato, hai capito che roba? E allora, comunque, ci siamo rimasti male, ma più che altro perché ci ha secchiato il nostro capo, mo voglio vedere chi è che ci darà lo stipendio. Fatto sta che le carte in tavola sono cambiate oramai. Ma noi ovviamente non staremo a guardare. Anzi, ragazzi, vendichiamoci assolutamente. Giustizia sarà fatta! Questa è la risposta di zombie, capito? Eh no, dai! Niente, devi rompere le scatole fino alla fine. E attenzione a questo! Sto furbetto qui che ha tutti frizzolati. Che poi nemmeno mora la prima botta. Una presa per culo c'è stata tutta, scusate. Vediamo se con molta pazienza e sangue freddo riusciamo praticamente a salire tutte queste impalcature in legno per cercare di arrivare in cima. Il fatto è che questi sono furbi, sono zombie, quindi comunque sia usano le stesse tipologie di armi che usiamo noi. E se sono pure uguali a me! Ma vedi quello col vestito bianco, che figo! Lo volevo pure io, mi sarei sentito un po' al bacino. Beh, però qua ci sentimo o non ci sentimo, ci tocca farlo veramente al bacino. Mannaggia, ho raccolto solo l'arma. Per vestito niente, eh. Certo che una certa somiglianza con Zenigata ce l'hai però, eh. Barbona, fammi via l'arma. Soldati missioni. Ecco, bravo! Direi da Migiane, litigate fra di voi! Che tra voi litiganti è il terzo che gode, so io! I'm gonna fight your chop, pal! Mannaggia sua discesa!
Siete contenti, no? Ecco, e mo sono contento io. Anche perché un corpo che casca sono comunque sempre munizioni che ci saranno più che utili. Ma però prima se sparamo sto gas propano, butano, basta che il casino lo famo. E piamo se sta danichetta. Ma io dico no, ma questa casa sottana se butta di sotto, sta aspettando lui. E vabbè raga, pazientate, se per facevate i cazzi vostri non state messi così, no! Ammazzo, addirittura l'allarme! A quanto pare ragazzi ci siamo fatti pericolosi! Can't live with him, can't kill him! But by God I'll try! Oddio, mo? E qui va a fuoco tutto! E come fa a salire? No, guarda tutto mo salì! E vabbè, armiamoci per pazienza! Pure un po' di equilibrio! Ammazza, manca abbiamo fatti uscire, abbiamo massacrati! Mamma mia santa, qua è tutto un bilico! Senti come cicola tutto! Eh no, dai, te prego, no, pure sulle lamiere, no, dai, ci abbiamo 20 centimetri di lamiera! Madonnina, se mi spingono rosico da morire! Vieni, una volta, te faccio fuori una volta! Lo sai che c'è, che così sto sicuro! E continuano, e insistono, e persistono! Ah, Speranza è l'ultima a morire, eh? Perché sono tutti zombie, sono morti! Manca la Speranza che muore le sigle, direi, qua non mi levo! Boni, boni, ci abbiamo un po' di ricarichi! Mamma mia, vedete quanto si appiccicoso! Si è incastrato! Guarda che culo! Mamma mia, qua non mi ricapita! Catch that guy! Ehi, e che famo festa qua! Hey Tony! Thought you was dead! Should have stayed that way! Break his leg! Oh madonna! E perché? C'è sta gas dappertutto! Ma ci posso camminare! Oddio, non so perché, non so voi, ma io ho la sensazione che sto gas mo se comincia a alzare e ci avremo il tempo contato, vedremo se è come penso io. Porca troia, più fame mi sono rimasto. Mannaggia, manco lo mio sui piedi come quell'altro di prima, lo piavo questo no. Sali, dai, 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 senza mai, senza mai. Che proviamo il butti o no? Beh, questo pezzo di merda, lo vedi che fa? Alla fine ho preso uguale le bottiglie, tiè! Mo Rusi è da morto, va. Che mazza te li ha rivinci da qui? Famolo fuori subito, st'infame, togliemo se lo... È una grande spina nel fianco! No, 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 no! Rosico da morire quando lancio il bazooka e faccio liscio! Cazzo! Vabbè, rosicata a parte, continuiamo a salire! Ammazza, m'ha preso, bravo! Au, e che è due volte? Ma no, ma non è possibile, ma m'ha preso tre volte! Lo scagnozzo che non conta niente! E qua pure non c'è niente! Mannaggia, pure su c'è la roba! Chissà come si sale! Lo so, arriva per giro però! Almeno ci avevamo avuto soddisfazione. A
Ammazza ragazzi, che fortuna quando mancava l'ultima pallottola! È incredibile, sono finiti i corpi! No, 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 no! Prima elimini i zombie, è meglio! Questi li conosco, cominciano a saltare dappertutto, eliminiamo questi! Da notare comunque che siamo praticamente sull'ultimo piano delle impalcature. Perché io al di sopra della mia capoccia non vedo nulla. Ah, che fosse l'ultima stanza, ragazzi, attenzione! Mannaggia finati nelle prossime acciaccappe! No, l'ultima stanza col cavolo, ma col cavolo! Ci tocca tribolo ancora, raga! E allora si va sui tetti! Ma guardate il gas, praticamente in un modo o nell'altro è riuscito ad arrivare proprio dove siamo noi, guardate la fortuna! È tutto per me, ma io vi ringrazio di sti regali che mi fate continuamente! E su questa scia di queste levette che praticamente mi fanno balzare su una staccionata all'altra, io ragazzi vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento finalmente all'ultimo episodio di Guns, Gore e Cannoli, e mi raccomando perché ci sarà anche lo scontro finale. Detto questo, vi invito a lasciare come al solito un like sotto il video e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ragazzi, sempre qui su Shake TV.